Credo che in questo momento, in un clima avvelenato che non favorisce la riflessione, non sia più il caso di nascondersi dietro tecnicismi e analisi per soli addetti ai lavori, ma penso che si debbano tirare le file, mettere sul tavolo le ragioni profonde e ideali per votare no il 4 dicembre. Questa pseudo-riforma non rappresenta affatto un progresso e quindi un possibile futuro migliore, ma semmai un'accelerazione del processo di degenerazione della democrazia sostanziale, anziché del processo di partecipazione e di inclusione. Questa riforma investe la democrazia politica e anche quella sociale, eliminando gli indispensabili spazi del confronto pubblico di cui parlava Hannah Arendt e le possibilità quindi di responsabilizzare, di emancipare i cittadini. Serve, credo, un nuovo pluralismo capace di fare della politica il luogo del dialogo, ma anche del costruttivo dissenso. Altrimenti non si riuscirà a contrastare la disaffezione generalizzata nei confronti della politica e quindi l'astensionismo come scelta anche da parte dei giovani. Mi pare che il popolo italiano sia già stato tragicamente deresponsabilizzato durante ben 2 ventenni. E che il vero problema sia quello di renderlo politicamente maturo e non certo di ingannarlo con un quesito tendenzioso che confonde e che è volto a stravolgere la nostra Costituzione anziché applicarla, concentrando poi di fatto il potere nell'esecutivo. La via per una nuova reale democrazia non è la creazione di un governo più forte, neanche di un maggiore centralismo. E io credo che il popolo valdostano, dopo quasi 70 anni di autonomia, possa dire qualcosa in questo senso al resto del paese, a meno che davvero gli ideali autonomisti non si siano ridotti alla torre d'avorio di privilegi in cui molti ci credono asserragliati, nonostante la crisi economica e politica che ha investito in pieno anche la Valle d'Aosta. Io credo che rischiamo fortemente di ricadere nel mito dell'efficienza e della governabilità, nel mito del leader carismatico che però, come diceva il grande Max Weber, si rivela poi essere un despota mascherato. La sovranità popolare non può essere svenduta ai mercati e al finanz capitalismo. La garanzia dei diritti sociali, la separazione dei poteri sono elementi imprescindibili. Questo ce lo dice la storia del costituzionalismo, che è la storia della limitazione dei poteri. Perché, come diceva il grande Montesquieu nell'Esprit des Lois, un'esperienza di secoli mostra come chiunque abbia del potere sia portato ad abusarne finché non gli vengano posti dei limiti. I rapporti tra governo, Parlamento e Presidente della Repubblica operano all'interno di un sistema di bilanciamento e di controlli reciproci. Infine, credo che l'utilizzo del referendum come plebiscito sull'operato del governo o peggio sulla figura del Premier sia un, come dire, stravolga l'istituto stesso del referendum e apra scenari inquietanti. Per tutte queste ragioni non ci resta il 4 dicembre che votare convinti no.